Sala consiliare del comune di Tiranuovo Bracciolini, quel giorno a Rapolano suonarono le campane, un'importante giornata, un evento storico che ricorda il capitano pilota Giancarlo Battaglia, 50 anni dalla sua scomparsa. Sindaco Chinni, un evento importante e anche commovente a tratti. Sì, assolutamente emozionante, grazie anche alla partecipazione di chi ha condiviso l'amicizia con Giancarlo, che sono tanti i suoi compagni dell'aeronautica, ma soprattutto anche dei familiari, della moglie, del figlio, che ovviamente portano il loro ricordo anche della quotidianità, non solo ovviamente dell'eroismo, del gesto che noi ricordiamo oggi. E il ricordo va soprattutto a due cose. Si lega al fatto che è piacevole pensare che oggi ci sono i bambini della scuola di Rapolano. Alcuni di questi bambini sono qui probabilmente proprio grazie a quel gesto di enorme generosità che ha fatto Battagli, sacrificando la sua vita, evitando che il suo aereo cadesse sulla popolazione di Rapolano. Perché probabilmente in quel modo ha salvato alcuni dei nonni di questi bambini che sono qui presenti oggi. L'altra cosa secondo me importante è che probabilmente nei momenti di maggiore difficoltà come quello che ha vissuto lui, quando si deve decidere in pochi secondi viene fuori la natura vera della persona, perché lo viviamo tutti noi in cose di ben minore importanza e complessità, che uno esce per quello che è, ecco, in quei pochi secondi quando non riesce a mediarsi. E pensare che lui in quei pochi secondi ha scelto di sacrificare la propria vita per gli altri connota ancora di più di grandissimo valore il gesto che ha compiuto. Quindi sono 50 anni, oggi li commemoriamo e in un ricordo che però si fa vita con la presenza per l'appunto delle scuole, degli amici e dei familiari, e noi siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa oggi a Tiranuovo.